Allora, buongiorno, eccomi qua ragazzi, stamattina con uno scopettino in testa, mezza scorticata. Allora, io che cosa sto facendo? Sto per cambiare il letto, le lenzuola, perché ovviamente una volta a settimana è d'obbligo. Quindi oggi è lunedì e mi cambio il letto. Ho cambiato già il letto delle ragazze e ho fatto già il cambio, quindi il lunedì cambiamo le lenzuola. E questa, ragazzi, mo finisco di fare questa pulizia, voglio truccarmi un pochino. La scorsa volta, ragazzi, vedevo un baffettone nel video, dissi mamma mia, che cosa ho combinato, non mi sono fatta neanche il baffetto. Comunque, ho rimediato in questi giorni. Muoviamoci, a mezzo muove ragazzi. Allora, abbiamo cambiato il letto. Abbiamo fatto questa pulizia stamattina. Ora invece sono vicino alla mia postazione toilette perché voglio truccarmi insieme a voi. Allora, ragazzi, voglio truccarmi insieme a voi. Anche se oggi non so, mi vedo un po' gonfia. Non so perché, forse sto bevendo un po' di meno. E quindi scusate, tengo pure dietro i tre piedi per fare il video. Mi sono dimenticata di toglierlo. Allora, io vado a mettermi giusto un po' di correttore, perché il fondotinta ancora non l'ho preso, perché volevo prendere quello della Maybelline, però vediamo un pochino. Ecco qua la spugnettina che poi esce il correttore girando piano piano. Metto un po' sotto le borse, così mi va a correggere un po' le borse. Che devo prendere anche un altro prodotto che mi ha consigliato l'amica, mi sembra Federica, se mi ricordo, però non ricordo il nome del prodotto. Appena posso, comprerò questa crema per il contorno occhi. Comunque con la spugnetta è davvero molto comodo, eh? Poi ovviamente con l'uso delle mani andiamo a stendere ancora un po' di più. Comunque il correttore veramente copre tanto, eh? Chissà, copre pure il neo.
proprio come un bel neo. Poi i lati del naso, comunque come fondotinta una tupoca, va bene così. Andiamo a... Vedi, se già, ragazze, già si è asciugate. Quindi... Ora mi vado a mettere la matita per gli occhi, questa qua che comprai sempre alla Wycon, all'interno dell'occhio. Io lo metto anche sotto perché mi fa l'occhio più intenso. Mamma mia, com'è nera sta matita. È nerissima proprio. Poi mi vado a mettere un po' l'eyeliner. Eyeliner. Ragazzi, sempre se ci riesco dal telefono, perché se no, se non vedo, non lo so. È ottima sta eyeliner, mamma mia. Io già tengo tutto schedato, in mano. Ragazzi, l'ombretto non lo metto. Si può mettere anche all'interno dell'occhio per chiudere la matita. Perché serve come fissante. Ragazzi, scusate, ma mi guardo un po' nello specchio per aggiustare. La possono usare davvero chi neanche ha mai messo la linea, perché come la matita, soltanto ha la punta più larga e quindi è buona. Adesso metto un po' di Quick Mascara. Andiamo ad allargare l'occhio con alle ciglia, scusate. Che diacavi così. Lo metto quasi mai il rimmel, lo devo anche comprare. È una cosa che non ho comprato. La comprai alle ragazze, però io comincio a metterci bevè. E comunque... Vedete già con le ciglia, con il rimmel, già cambia lo sguardo, eh? E quindi ragazze, guardate già lo sguardo con il rimmel come cambia. È un'altra cosa. Io ma non lo metto quasi mai perché mi scoccio, ragazze, di metterlo. Però sinceramente il rimmel è secondo me nel trucco è il trucco diciamo più fondamentale. Poi chi non è abituato, chi magari non piace, però per me il rimmel non deve mancare. Prendiamo il pennello. Vado a prendere la mia terra, mettiamo un po' di terra per fare un po' di contouring. Ragazze, domani andrò a fare il controllo. Speriamo. Sento mia mamma giù che urla con Pietro. Chissà che sta combinando, lui e io. Com'è tu, sta ragazza, Maronna mia. Ha fatto troppo twist. Il blush è una cosa che non ho mai usato, ragazze, veramente. Il blush non l'ho mai messo. Ho messo sempre la terra ai lati. Però
L'ho usato sempre tipo come fard, diciamo così, come blush. Però comunque piano piano dovrò imparare. Oh, yokoi. Dovrò imparare a truccarmi per bene. Comprerò il mese prossimo altri trucchi, altre cose. E quindi metto solo un po' di rossetto così, questo qua color carne, bronzo. Ma comunque devo scendere, andiamo dai cinesi, dove sta Debbie, e poi vado a prendere giusto un caffè là. Ma ragazzi, mi devo solo pettinare. Questo è il mio make-up di oggi. Vi ho fatto vedere come ho messo l'eyeliner. Comunque manca ancora il fondotinta e vabbè, vi ripeto. Ed ora si va da Debbie. Allora, siamo tornate da Debbie. La mia ragazza, faccio un codino velocissimo. Ida già si è avviata avanti, è sempre la solita. Buongiorno. A Debbie, ma stai sempre a pulire? Sempre. Sempre a pulire, sei sempre quando vengo qua, una volta mi bagno, adesso stai spazzando. Sempre, perché mi sono passato un pochino la spazzola. Ah, va bene. E quindi sto sempre con la spia Va problemata. benissimo, scusa un po' il ritardo, ma siamo stati dai cinesi. Adesso ti faccio vedere che cosa ho Ah, comprato. già sei andato! Yes. Oh, ho preso un uscita Sì, dalla non facciamo male, febbre. siamo qui da Debbie. Vi faccio vedere a casa di Debbie uno svuota compere. Allora, Debbie è curiosa di sapere che cosa ho comprato dal cinese, vero Debbie? Yes. Adesso lo facciamo vedere insieme, mi metto vicino Facciamo vedere. a te. Allora, a casa di Debbie facciamo vedere le compere che ho fatto stasera. Ma giusto due cose, Debbie, A voi di niente di vedere. più. Però mi sono trovata da Debbie, ve le mostro qua. Allora, ho comprato la cover che tu mi dicesti che aveva il tuo cinese, ma il cinese che sta qua. Comprarmi, Mi tengo volevano cinese. offrire anche il lavoro. Signora, avete qualche un pulito ogni affaticato? Siamo. Ti tengo a che fa. Comunque ho comprato questa cover Belli, trasparente perché mi piaceva che si vedeva il bianco, con Sicuriosa. la copertura per la telecamera, pagata 5 euro, che Sicuriosa, stesso prezzo. detta a mia figlia dice che su Shein costa di meno. Sì, ma scendi, aspetta che arrivo. Cosa c'è tutta che fa? Infatti io questo ho detto, non fa Io ho niente. comprato questo per bombare le labbra, ma non bomba Ma niente! che bomba, si bombava qua, a gente Mi ha la fai fatto sparire contorino. 1,50 euro per senza niente. Ma se questi lucidalabbra funzionassero, nessuno andrebbe più a farsi le punturine, no? Sì, mo li vedo Poi ho comprato un profumo, però Ah! voglio sapere da te cosa ne pensi. Ovviamente è un profumo, diciamo, tipo, come si chiamano? Quei profumi, Dolce? no, quei No. profumi simili, però hanno Vabbè, certo, è gli normale. equivalenti, diciamo così. Spruzzalo, sembra che hai paura. Vedi, ha spruzzato un mucchio d'orange. Carina, Com'è? Carino? carina. A me piace più dolce. No, però questo è mentre si sfuma. Perché all'inizio dà quella nota un po' alcolica. Brava. Vabbè, i Fai profumi. sentire, fai sentire. Comunque è un profumo pezzottato, pagato 5 euro, no, 4,50 euro, perché questo qua era già aperto ed era l'ultimo rimasto, quindi ho chiesto lo sconto. Chi sono E il sono? signore ha detto, la vostra mamma, vicino a Ida, vostra mamma è una bella Se dovrei acquistarlo commerciante. io, però no. No, Debbie, non ti piace? No, mi piace più dolce, più... Fruttato, Brava, zuccherato? brava. No, a me piace, a me No, come piace. quello là che avevate comprato? Kill è bellissimo. Quello là che comprammo da Selcomat, Quello è quello è bellissimo. bellissimo. Quei tonico, Quello sì, costa però... 20 euro però. Però è No, ma look. indipendentemente dal prezzo. No, Kiss più da... Non so, schia signora. Questo diciamo che ha detto che era il Dolce Gabbana, diciamo equivaleva, però Dolce Gabbana non so quale. O Dolce Gabbana o qualche altra cosa. Fanno le patatine? No. Comunque ragazzi, a Debbie non è piaciuto questo profumo, a me non è... Ti dico la Ma come piace a verità. te?
No, devo dire la verità, non è proprio Cristian, male. Cristian, tu ricevi, ti piace? Ricevuta! No. No, io l'ho fatto provare anche a Ida, me l'ha spruzzato. Ti piace? No, me l'ha spruzzato anche qua. L'ha visto che profumo a mamma? Come a mia mamma gli piacciono queste fragranze così. No, a me piacciono sia le fragranze, diciamo, quelle forti, tipo questa. E mi piacciono anche quelle là, come tu hai visto, quella là che ho comprato. Quella è bella. Erano veramente delle belle profumazioni, no, quelle sì, là. Sia quello là con lo scatolo giallo che presi, e sia un altro scatolo arancione, pure era bello, sempre fruttato. Molto carino. Bello. Vabbè, ragazze. Quanto piace a te? È stato un acquisto 4,50€. Ho fatto fare pure lo sconto che era aperto. Vabbè, lì profuma è la cosa personale. Poi devo dire la verità, Debbie, ma quando andiamo a comprare dei profumi con queste mascherine, veramente è un problema. Per profumare, odorare dalla mascherina, non si sente neanche bene proprio il profumo. E quindi. Sì, è vero. E questo è. Vabbè, ma ci vediamo dalla casa di Debbie è tutto. Passo e chiudo. Ciao. Passiamo e chiudiamo. Le mie labbra. Sì, sono le labbra di Ida che sono sempre uguali. Grazie. Ciao. Ciao. Ora io da poco sono rientrata, sono stata da Debbie. Ho messo una lavatrice. Ora sono nella stanza delle ragazze, vi faccio vedere, comprai a loro uno scompartimento per i trucchi. Ovviamente i trucchi sono troppi, ma è un po' piccolo, però ci si arrangia, poi vi faccio vedere. Allora, eccomi qua, sono in camera loro. Allora, questo è lo scompartimento del trucco, non so se si vede bene. E poi comprai pure questo, che è un porta dischetti e un porta coton fioc, diciamo. E qua hanno un po' i loro trucchi. Diciamo che è un po' piccolo, però mentre non sistemiamo casa, che facciamo una bella toiletta anche a loro, vediamo un pochino più in primavera, che poi dobbiamo pitturare, dobbiamo fare un po' di lavoretti. Facciamo una bella specchiera anche a loro. Comunque questo qua è un portatrucchi carino. Dai cinesi l'ho comprato e costa intorno ai 16 euro, se non sbaglio, l'ho pagato. Comunque almeno tengono i trucchi un po' più sistemati, perché li tenevano in uno scatolo e stavano tutti ammassati. Invece così, quando devono prendere qualcosa, subito fanno. Vi faccio vedere anche io un po' nello specchio delle ragazze. E voilà. Ah, ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze, insieme a voi. Allora, stasera sembra una ninella la pazza con questi capelli. Guardate qua, questi capelli corti che non c'ho neanche due mollettine a portata di mano, niente, niente. Allora, con la mia fascettina alla mini iniziamo questa skincare. Ragazze, ho ricomprato il detergente della Botanica, e secondo voi potevo stare qua a fare la skincare senza fare la donna delle nere? E dopo mi indossicavo. Andiamo. Oggi mi sono data da fare col trucco, eh? Non ne parliamo. Vamos. Andiamo al sodo. Questo è il momento clou della mia skincare. Ormai ci ho preso il gusto, mi dovete sopportare, perché io faccio troppe mosse. Ci sono? Speriamo che si toglie sto succo da faccia. Devo scioccarlo bene però, eh? Comunque oggi è stata la giornata storta, ragazzi, la giornata è storta. Però io vi sciacco un attimo, eh. Allora, ragazzi, io mi sono struccata con il detergente della Botanica. Ed ora vado a prendere il siero. Ragazzi, fare la skincare è troppo bello. Bello, ve lo consiglio, ragazzi, di fare la skincare. Mi mantiene la pelle bella morbida, rassodata, liftata. Comunque, ragazzi, stavo dicendo prima, oggi è proprio una giornata, non è indossicazione la mattina e fino a sera, prima mo che mo che cucca, 1, 2, 3, 4 e 5.
No, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la posso fare. Voi dite perché? Stamattina in Endusgat sono andata in villa con Debbie. Mio marito lo chiamavo perché è andato al lavoro. Non sapevo però se tornava per pranzo o faceva mezza giornata. E quindi diciamo, potevamo mangiare anche dopo mezzogiorno, perché mio marito, dovete sapere, arriva a mezzogiorno in punto a casa, spacca il minuto. Allora io per mezzogiorno devo preparare il pranzo. Si è asciuttato il comment per l'amo. Comunque, io vado a chiamare un'altra volta a mezzogiorno mio marito, perché io stavo ancora in villa con Debbie. Mio marito, ma qua qui non c'è nessuno, devo mangiare, devo tornare al lavoro. Gitte frangi, ma io ti ho chiamato tante volte, ti ho chiamato un sacco di volte, ma tu non mi hai mai risposto. Almeno vedevi la telefonata, volevi richiamare, c'è Fonzi pure che venga a mangiare. Se lui veniva a mangiare, io prima di mezzogiorno mi ritiravo. Comunque, ragazzi, non vuol dire che già stamattina. Sono andata all'MD, ho comprato il detergente della Botanica, ho comprato un altro paio di cose. Sono andata al momento di pagare con il bancomat. Aveva fatto aggiornamento, proprio quando sono andata io si è fatto l'aggiornamento. E giù di aspettare un sacco quanto tempo per pagare. Poi mi sono intossicata, ma ho fatto stasera con mia mamma. Che a mezzogiorno ho fatto la lasagna e carnevale. Che poi nel prossimo video vedrete. Comunque mia mamma si è mangiata queste lasagne, ma era avanzato, un pezzo di lasagne così. Mio marito quando è tornato da lavoro stasera, l'ha vista ancora nel forno, ha detto che nessuno forse sono mangiato, aveva appetito forse, no, dopo una giornata di lavoro, perché mio marito quando torna da lavoro, se avanza qualcosa, se lo mangia. E si è mangiato questo pezzo di lasagne. Oh, madonna, cosa mi sei fa mia mamma? Tu sai, io sono nevo dell'anno e mi mangio le lasagne. E mo chi sta non mi ha fatto trovare le lasagne. No, guardate, è stato troppo esagerato, troppo. Oi, ma perché era necessario che stava a mangiare tuo marito? Era necessario? Dite, ma mamma, chi le veniva a faticare? Se muoreva di fame, ha visto le lasagne e sta a mangiare. Ma te non muso tanto in terra, tiene un muso. Mia mamma proprio ne ha pulito anche a parlare, perché mio marito si è mangiato la lasagna. Ma prima fa che essere, ragazzi, in macagra, non è possibile. Mo è avanzato un po' di uova, un po' di ricotta, un po' di mozzarella, l'ho messo nel portapranzo. Agitiamo, non via correre, agitiamo, ma che di mano? Ti faccio un po' di pasta al forno così, con l'uova soda, come se fosse la lasagna. Ecco, ma che fanno delle lasagne, la stanno buone. Che facciamo tutti io nelle lasagne? A pranzo l'ha mangiato un bel pezzo di lasagne. E tipo, quando me ne hai mangiato un burrito? Ma io ho girato un bel pezzo di lasagne. Merano, ma mio padre ne fa tutte queste storie. Si è mangiato a mezzogiorno, basta. Tu hai fatto troppo saporito, come ce la fa? Ci ti hai capito, mamma, però è inutile che mo... fai così con me creature. Ma nonna mia, quando sono menzione è un guai, è un guai. Avere proprio una pazienza, una sopportazione a mille. Comunque, ragazzi, immagini sa Gram, stasera manco capisco niente, non sto capendo niente, questi skincare ultimamente non sto capendo niente, mi capitano tutti a me. Passiamo i salutini a sorpresa, proverbio napoletano e paroline in napoletano. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Salutini a sorpresa! Allora, in questo video voglio salutare le amiche Giuliana Panariello, Marica Benigno, Anne Enzo, Maria Rotta, Margherita Lacava, Siria Ingrasia, Silvana S, Laura Laura, Margherita Carducci, Paola Femiano e Vischetti Simona. E poi un bacio a tutta la nostra community, tutte le amiche che ci seguono dall'Italia, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Canada. Un bacio generale mondiale, ragazze. Uniamoci e diamoci un abbraccio tutte e tutte come se... ce lo stessimo dando davvero, eh?
Proverbio napoletano. Chi manca di crir, te roba e te assassina. Chi manco credi, ti credi, ti ruba e ti uccide, ti assassina. Questo proverbio sta a significare che chi meno ti aspetti, ti sparla dietro e vuole il tuo male. Paroline napoletano. Come chiamiamo noi la bilancia in napoletano? Noi diciamo Rishim Avelanz. Quindi bilancia diciamo Valanz. Ci vediamo nel prossimo video a casa di Alfi. Ciao!